Allora, ancora una grande partita, una grande prestazione da parte della Ponzio Pescara. Sì, una bellissima partita, sofferta fino alla fine, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare, grandi tutti, veramente grandi. Nonostante il freddo degli ultimi giorni, una abbronzatura che fa invidia, il vicepresidente della Ponzio Pescara. Sono appena tornato dalle vacanze. Beato lei, noi intanto ci siamo goduti questa grande vittoria della Ponzio Pescara. Anch'io me la sono goduta, anche se come al solito col patema d'animo fino alla fine, ma i ragazzi sono bravi. Adesso oramai gli ultimi minuti sono nostri sempre, sia in bene, sempre in bene. Ce l'avevi un po' con l'arbitro, che cosa gli dicevi? Che era un incompetente, solo quello. Ma se lo merita? Ah, secondo me sì. Secondo me grande, pure. Alla grande. Comunque questo sport deve crescere e devono crescere anche gli arbitri, ma molto, devono crescere molto. Non era sicuramente una partita facile, era un'altra delle compagini grandi di questo campionato, ma avete saputo affrontare comunque con grande carattere la partita nonostante l'arbitro ci stava mettendo del suo. Io degli arbitri a fine partita non parlo mai perché non ha senso parlare, ormai tanto lo sappiamo, è dall'inizio del campionato che è così, quindi ormai siamo abituati. Guarda, ti devo dire, io sono soddisfatto dei ragazzi, questa è la cosa che mi viene da dire subito, e soprattutto del nostro pubblico che come al solito fino alla fine ci ha aiutato per ottenere questi tre punti veramente importanti. Un'ultima domanda, un Patias un po' annebbiato o un grande Sego Zanetti? Un grande Sego Zanetti. Dudu, parte dei meriti di questa vittoria sono tuoi, hai fatto due splendidi gol, da cosa ti sei fatto caricare? Dal manifesto che hai trovato fuori con il tuo viso? No, non è quello, il merito non è solo mio, la squadra ha giocato benissimo oggi, con voglia, compatta, e quindi è merito di tutta la squadra. E poi la motivazione principale è che mia madre è arrivata ieri, quindi questi due gol li dedico a lei. Abbiamo visto infatti che puntavi proprio quel lato lì degli spalti, proprio ad indicare qualcheduno, quindi a questo punto è tua madre? Sì, mia madre, mia moglie, sempre a fianco a me nei momenti brutti e belli, quindi questi gol li dedico a lei. Te la senti di farci il balletto delle esultanze? Non ce la fa, deve venire emozioni per fare quel balletto, è difficile, capito? Attenzione Dudu, la palla, il tiro, il gol! Dudu, il gol! No, esce!